Ciao, io sono Nicola, ho 29 anni, vivo per Ledo. Benvenuti alla mia puntata di Humans and Friends. Io faccio falconiere di lavoro, ho questa fortuna. Ormai da 7 anni gestisco il centro di allevamento e addestramento rapaci qua a Castello di Vezio. Con enorme passione, pazienza e soddisfazione. Oggi volevo presentarvi innanzitutto Semola, il mio barbagianni, un maschietto di 3 anni di vita. Si chiama Semola in onore del cartone animato La spada nella roccia. Lui è piccolino, pesa solamente 360 grammi ed è stato il mio primo rapace notturno. È stato comprato, naturalmente, come tutti i rapaci tenuti in cattività, è nato anche lui in cattività. L'ho preso da un mio amico che li fa riprodurre e li vende. Anche Semola, come tutti i rapaci notturni, è stato imprintato per poter essere addestrabile. Mi vedo un po' come suo papà, un suo genitore, quindi ha perso completamente la paura nei miei confronti e nei confronti delle persone in generale. A differenza di Semola, che ha avuto la fortuna di essere imprintato, addestrato sin da piccolino, un altro mio rapace qua a Castello di Vezzo è Artù, un gufo reale, che invece ha una storia un pochino più sfortunata. Purtroppo è stato rovinato dal proprietario precedente, che ha pensato bene di prenderselo come un animale da compagnia, tenerselo 4 anni in una gabbiettina senza mai essere addestrato, mai tenuto su guanto, mai nessun contatto umano. Purtroppo un animale che oramai è rovinato, non si può più addestrare, non può nemmeno essere liberato in natura, quindi è destinato a vivere in gabbia per tutta la vita. Naturalmente Semola è un barbagianni, quindi un rapace notturno, e come tutti i rapaci notturni ha alcune caratteristiche molto molto particolari. Innanzitutto un ottimo udito. Il barbagianni ci sente benissimo, riesce a sentire il rumore di un topolino anche a centinaia di metri di distanza. Un altro aiuto che gli dà la natura è il fatto che è assolutamente silenzioso. Un barbagianni quando vola non emette il minimo rumore, è molto soffice, morbido, quindi ha le penne fatte in maniera apposita perché quando sbattono non facciano attrito fra di loro, e quindi riesce ad arrivare su una preda senza farsi nemmeno sentire. Naturalmente, come tutti i rapaci, anche Semola non si affeziona all'uomo. I rapaci sono animali che si addestrano ma non si addomesticano, quindi se liberati non ritornano da me perché mi vogliono bene. Esiste un motivo molto più grande per loro, che è l'appetito. I rapaci arrivano da me per mangiare, naturalmente, perché mi conoscono, mi riconoscono, si fidano di me, sanno che non gli faccio nulla di male, quindi si instaura un rapporto di fiducia reciproca, di conoscenza, ma mai affettivo. Quindi in realtà Semola arriva da me solo se ha un minimo di appetito. E come faccio a capire se ha un minimo di appetito o meno? Pesandola. Mattina la prima cosa che faccio è pesarli su una bilancina per vedere se oggi hanno il giusto appetito o se è meglio non liberarli perché è possibile che oggi scappino. Naturalmente è vero il contrario, loro a me non si affezionano ma io a loro decisamente sì. I rapaci in realtà non sono animali che apprezzino molto le coccole, naturalmente c'è chi lo tollera meglio di altri, per esempio Semola, non dico che apprezzi essere accarezzato e coccolato, però se lo fa fare decisamente volentieri. Spero vi abbia fatto piacere conoscere me e Semola, un caro saluto, alla prossima da Nicola e Semola.